Buongiorno, questo è Freenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno giovedì 4 novembre 2021. Dopo aver lasciato alle spalle le questioni del capitolo tredicesimo nella parte esortativa della lettera ai Romani, il capitolo quattordicesimo, almeno la parte che leggiamo noi nella liturgia oggi, ci mette davanti a una questione che ha riguardato le prime generazioni dei cristiani che ovviamente fa un pochino anche da punto di riferimento per noi, e cioè la provenienza. Sono cristiani provenienti dal giudaismo e quindi legati anche a certe tradizioni, anche concrete, tra puro, impuro, sacro e non sacro, e invece dei pagani che si erano convertiti al cristianesimo. Paolo si esorta ad accogliersi nel Signore, però qui nel passaggio che leggiamo, in questo testo del capitolo 14, nei versetti 7-12, è particolarmente significativo e credo che molte volte l'ho sentito commentato molto male, nel senso che fuori contesto questo testo può essere anche davvero fuorviante. E invece dice: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Cosa sta dicendo San Paolo? Sta dicendo che in ultima analisi il rendere gloria a Dio attraverso la nostra vita è tipico nell'accesso diretto e soltanto al Signore. Infatti dice: per questo Cristo infatti è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ora, se all'interno della comunità invece ci sono quelli di serie A, quelli di serie B, quelli di serie C, capite che vivete l'unica appartenenza al Signore, ma non nel modo corretto. E infatti aggiunge: ma tu perché giudichi il tuo fratello? E tu perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo dinanzi al tribunale di Dio, perché sta scritto: io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ognuno renderà conto di se stesso. Capite? Quindi questo discorso che ognuno vive per il Signore non è tanto legato al fatto che ognuno più o meno può fare quello che vuole, oppure che comunque nella vita il Signore è glorificato in maniera propria, ma è relazionato tra tradizioni diverse, in questo caso all'interno della medesima comunità, che devono accogliersi, devono contemperarsi, riconoscendo nell'altro e nel suo modo di essere, nel suo modo anche di vivere, di provenire da una educazione o da un'estrazione diversa, la stessa dignità data al Signore, perché anche per lui il Signore è morto, è lo stesso per quanto riguarda eventualmente la nostra. Capite? Quindi è proprio un invito alla Chiesa di tutti i tempi, a quella della comunità di Roma, ma anche a quella di tutti i tempi, a non giudicarsi in base a una tradizione o una sensibilità, ma prima di tutto a riconoscersi uniti dalla medesima azione gratuita e misericordiosa del Signore Gesù. Il Salmo che invece ci viene proposto, il Salmo 26-27, molto bello, l'abbiamo visto diverse volte, dove si afferma con chiarezza che il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore. E poi alla fine conclude: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. È il cammino della sua comunità, è il cammino che la sua comunità deve fare, e ovviamente all'interno di questo cammino il riconoscersi chiamati dall'unico Signore a vivere nella medesima casa. Il Vangelo, ci lasciamo alle spalle il capitolo 14 e iniziamo il famoso capitolo 15, quello delle parabole della misericordia. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte,
più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione? Oppure quale donna, se a 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Ci lasciamo alle spalle il capitolo 14 del testo di Luca e iniziamo la lettura del capitolo 15. In realtà leggeremo soltanto i primi 10 versetti, 32 complessivi, perché la parabola del figlio il prodigo, la più famosa senza dubbio, quella contenuta nei versetti 11-32 del capitolo 15, non la leggeremo. Ma è molto importante questo incipit perché? Perché ci dà le motivazioni. E ci sono due sottolineature che vorrei fare su questo testo e che vorrei proporvi. La prima è nella risposta ai farisei e agli scribi che dicono: costui accoglie i peccatori e mangia con loro, quindi abbiamo una definizione per escludere. Gesù risponde con la parabola della pecora smarrita. E notate che dice: chi di voi, se in queste condizioni, non fa così? Cioè, la prima risposta che Gesù dà è raccontare la gioia di Dio, la gioia di ritrovare ciò che era perduto, una cosa che questi, probabilmente scribi e farisei, hanno perduto completamente. Hanno perduto quell'afflato, quella intensità dell'amore di Dio verso chiunque, anche i più lontani, che invece magari il Signore si aspetterebbe dal suo popolo. Il secondo elemento invece che voglio sottolineare è il fatto che siamo dentro un recinto, le pecore. Dio pastore, Davide, è un tema molto trattato nell'Antico Testamento e quindi è probabile che qui si stia alludendo alla questione interna più che agli stranieri, più che ai pubblicani, più che non vi date pensiero dei vostri che si stanno perdendo, che si stanno allontanando. È una sottile osservazione, ma c'è un secondo elemento poi, che è quella, la seconda parabola, quella della donna che ha ritrovato la dracma, commentata in vari modi anche dai padri della Chiesa, e che ritrova la sua preziosità, quella che aveva perduto, quindi mettendo sotto sopra la casa. E allora, in conclusione, noi possiamo dire che la gioia di Dio, l'andare verso, l'affascinare, Gesù riesce a parlare con delle persone che sarebbero una categoria lontanissima dalla santità cristiana, quella che noi chiameremo oggi, ma che riescono ad essere affascinate dal parlare di Gesù. Bene, le persone che seguiranno Gesù, che saranno suoi discepoli, prima di tutto dovranno testimoniare questa gioia dell'incontro col Signore. Poi, naturalmente, l'incontro col Signore ha le sue anche regole, giustamente, ma prima di tutto incontro con la vita. Ecco, e allora dentro questo slancio di vita siamo invitati a che cosa? Ad annunciarla questa vita e a far di tutto anche dal punto di vista anche fisico, anche del nostro zelo, diciamo così, pastorale, per andare incontro. Ecco, questo dovrebbe sostanziare l'ascolto. La Chiesa italiana si è data 2 anni per ascoltare, ma l'ascolto nasce da un atteggiamento. Se non c'è questo atteggiamento, diventa un dialogo fra sordi, mentre il vero ascolto nasce dalla volontà, dal desiderio di essere accanto alla persona e quindi anche dando importanza nella ricezione di ciò che la persona ci sta comunicando. La passione di Dio che viene messa davanti alle critiche dei farisei e scribi. Anche noi dobbiamo tenerla ben presente perché non rischiamo di irrigidirci e magari di essere giudici dei giudizi che escludono, come fecero questi farisei e questi scribi. Ho finito anche oggi, io vi do appuntamento a domani, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.